ha preso il via dall'autodromo di Misano Adriatico sabato 24 e domenica 25 aprile il campionato italiano di velocità 2015 con le prime due giornate di gara sulle 10 previste. E come sempre le gare del CIV offrono un grande spettacolo in tutte le categorie, ma già con le immagini siamo alla gara dei giovanissimi impegnati nella Pre-Moto 3, la categoria d'ingresso che vede al via giovanissimi piloti in sella alle moto da 125 Gran Premio e Moto 3, motorizzate con motori 250 a 4 tempi monocilindrico. Di venerdì, Celestino Vietti Ramus in sella alla RMU ha fatto intendere che fin da subito ne aveva più degli altri, girando costantemente sull'1,50 basso. Ma anche i suoi avversari, Spinelli e Nepa, anche loro alla guida dell'RMU non sono stati da meno, staccando qualche giro a pochissimi centesimi dal primo. Ma poi hanno ceduto leggermente. Al termine della gara, Celestino Vietti Ramus si è imposto con 2 secondi di margine davanti al compagno di squadra Nicolas Spinelli, segnando anche il giro record di 1,49,773 nelle battute finali. Terzo posto per il campione in carica Stefano Nepa. E dominio dell'RMU anche tra i piloti in sella alle 125 due tempi che corrono insieme ma con classifiche separate. Infatti nella Pre-Moto 3 125 con Alex Triglia si impone davanti a Luca Bernardi e Nicola Carraro al debutto nella categoria. Decisamente più lente le 125 due tempi hanno fatto segnare tempi sul giro mediamente superiori di 2 secondi. Riepiloghiamo questo ordine di arrivo della prima gara della Pre-Moto 3. 2,54 tempi, vittoria Celestino Vietti Ramus davanti a Nicola Spinelli. Stefano Nepa, quarto, Kevin Zanoni, quinto, Tommaso Marcon, sesto, Emanuele Tonassi. Nella 125 la vittoria va ad Alex Triglia davanti a Luca Bernardi, Nicola Carraro, Andrea Cavaliere, quarto, e Lorenzo Bartalesi è quinto. E siamo al via della Moto 3, dove si sale di età per quanto riguarda i piloti, ma la cilindrata è sempre quella, 2,54 tempi. Risultato il più veloce nelle prove di qualificazione, Marco Bezzecchi su Mahindra è prevalso al venerdì per una manciata di secondi su Fabio Spinarelli ed Anthony Gloppi. E nella gara del sabato i pronostici sono stati rispettati dallo stesso Marco Bezzecchi su Mahindra Peugeot, che dopo una bagarre durata quasi tutta la gara con Fabio Di Gianantonio passa per primo sul traguardo con 15 centesimi di vantaggio. Terzo posto per Fabio Spinarelli, che con il compagno di squadra Bezzecchi fa parte del progetto San Carlo Talenti Azzurri, con il quale l'azienda, la Peugeot Mahindra e la FMI supporta i giovani piloti. Quarto posto per l'esordiente Bruno Ieraci su RMU, il quale insieme a Foggia e Groppi, caduti per un contatto, entrano nel progetto Made in CIV, con il quale la FMI supporta i giovani piloti cresciuti nel campionato italiano. E si deve registrare anche la caduta di Iari Montella, che ha dimostrato comunque un buon passo. Sesto e settimo posto finale per altri due protagonisti della vigilia, Alessandro Del Bianco e Simone Mazzola. Nel trofeo NSF, che gareggia insieme, la vittoria va a Ghirini, anche lui talentuoso pilota parte del progetto Made in CIV davanti a Pasqualotto e Zanotti. La gara della Moto 3 è stata però interrotta a pochi giri dalla fine per la caduta di un pilota. Primo gradino del podio per Marco Bezzecchi, secondo per Fabio Di Gianantonio e terzo per Fabio Spinarelli. Saliamo di cilindrata e passiamo alla 600 Supersport, che ha visto partire dalla pole position Andrea Boscoscuro su Yamaha davanti ad Andrea Mantovani e Luigi Brignoli, rispettivamente su Yamaha ed MV Agusta. Mentre sono partiti più indietro in questa prima gara i favoriti della vigilia, ovvero Massimo Roccoli che parte col nono tempo e Stefano Cruciani col 14°. E con oltre 40 piloti al via Super Sport è la classe più affollata del campionato. E già al primo passaggio la lotta per la vittoria ha visto impegnati Nicola Morrentino su Kawasaki al comando per i primi giri, marcato stretto da Roberto Mercandelli su Yamaha, che al quinto giro passa al comando. Ed è stata ottima anche la gara di Massimo Roccoli su MV, che però nel corso del quarto giro deve cedere la seconda posizione a Morrentino. Mercandelli e Morrentino si alternano al comando giro dopo giro, ma sul finale Mercandelli ha la meglio, vincendo per 14 centesimi nei confronti del campano Nicola Morrentino. E mezzo secondo su Roccoli, che giunge al terzo posto. E va registrata la caduta di Andrea Boscoscuro al quinto giro e il ritiro di Stefano Cruciani invece al quarto. Riprendiamo quindi l'ordine di arrivo di questa gara 1 Super Sport. Vittoria a Roberto Mercandelli su Yamaha, davanti a Nicola Morrentino su Kawasaki, terzo Massimo Roccoli su MV Agusta, quarto Luca Vitali su Kawasaki, quinto
Marco Bussolotti su Kawasaki. Sesto Diego Jugovac, settimo Mantovani, ottavo Sabatino, nono Clementi e decimo Luigi Brignoli. Passiamo alla Superbike, la classe regina del campionato italiano velocità, che però vede solamente 19 piloti al via. E giunto a Misano come favorito, Michele Pirro, sulla Ducati Panigale, ha guadagnato la pole position con un tempo strepitoso di 1.35.81, un tempo che gli sarebbe valsa la qualificazione anche nella MotoGP lo scorso anno. Ben 7 decimi più veloce di Fabrizio Perotti su BMW, risultato poi protagonista in questa prima gara stagionale. Ci si aspettava infatti il trionfo di Pirro, visti anche i tempi in prova, ma così non è stato. Nella classe regina, che ha visto una gara interrotta a causa di sporco in pista e ripresa dopo un doppio intervento di pulizia dei Marshall, ha quindi trionfato Fabrizio Perotti su BMW, che si è imposto con 1,56 secondi nei confronti di Alessandro Andreozzi, alla guida della Priglia, che nel corso dell'ultimo giro rileva la piazza di onore ai danni di Ivan Goi su Ducati. Una gara che, dopo essere ripartita, sembrava avere un solo dominatore, Michele Pirro. Il pilota del team Barney Racing aveva un buon margine sugli inseguitori, ma a poche tornate dal traguardo la sua moto rallentava vistosamente per un problema tecnico, costringendolo al ritiro ad un giro dalla fine. A quarto posto si piazza Sandy e poi va registrato il ritiro per caduta del francese Sylvain Barrier. Riprendiamo l'ordine di arrivo di questa gara 1 Superbike, ricordiamo CIV Misano Adriatico. Vittoria di Fabrizio Perotti su BMW davanti a Alessandro Andreozzi su Aprilia, terzo Ivan Goi su Ducati, quarto Federico Sandi su Ducati, quinto Denis Schiavoni su BMW, sesto Alessandro Polita su Yamaha. Seguono Pedisano, Marchionni, Vizziello e Martelluzzo. Siamo alla gara di domenica 26 aprile, seconda prova del campionato italiano velocità, Misano Adriatico, circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli. E domina anche in gara 2 Celestino Vietti Ramus, e se ne torna da Misano con una formidabile doppietta, vincendo anche questa gara di domenica davanti al compagno di squadra Nicolas Spinelli, che sconta oltre 6 secondi di distacco. Al terzo posto, staccato di altri 3 secondi, si piazza nuovamente Stefano Nepa, e questi sono i protagonisti sicuri di quest'anno nella Pre-Moto 3, la classe di ingresso del campionato italiano velocità. Piloti giovanissimi in sella a queste Moto 3 un po' meno potenti. E a fine gara è stato squalificato Kevin Zannoni, inizialmente giunto secondo per irregolarità tecnica, riscontrata poi dai commissari. In 125 due tempi la vittoria è andata ancora Bernardi con Baldini secondo in rimonta dopo la caduta di ieri e Carraro terzo. Rivediamo quindi l'ordine di arrivo di questa Pre-Moto 3 che, lo ricordiamo, vede al via motociclette 125 due tempi e 250 quattro tempi. Le 250 quattro tempi risultano più veloci sul giro e di conseguenza la vittoria va a Celestino Vietti Ramos su RMU davanti a Nicolas Spinelli su RMU e Stefano Nepa, anche lui su questa stessa marca. Poi al quarto posto Tommaso Marcon, quinto Emanuele Tonassi, sesto Daniele Porretta e settimo Manolo Garniani. Qualificato, come dicevamo, Kevin Zannoni. Nella 125 tempi più numerosa la griglia, con Luca Bernardi primo, Davide Baldini secondo, Fabio Nicola Carraro terzo, tutti e tre su RMU. Seguono Andrea Cavaliere, quinto Lorenzo Bartalesi e sesto Riccardo Rossi. In campionato, dopo due giornate di gara, Vietti Ramus conduce a punteggio pieno nella 2.54 tempi davanti a Spinelli e Nepa, mentre Bernardi è primo in 125 due tempi davanti a Carraro e Cavaliere. E passiamo alla Moto 3, dove il leader è Marco Bezzecchi, ma gli equilibri sono tutti da stabilire. Il pilota della Mahindra Peugeot ha vinto anche il secondo round in una gara interrotta da una bandiera rossa a pochi giri dalla fine, causata dalla caduta di un pilota. Dietro di lui due compagni di squadra, Alessandro Del Bianco, che migliora la sesta posizione ottenuta al sabato, e Fabio Di Gianantonio di nuovo a podio.
ma frenato ancora dalle interruzioni. La gara ha visto a lungo 8 piloti racchiusi in pochi decimi, a dimostrazione di quanto sia sottile il margine tra i protagonisti e quanto siano combattute e divertenti queste gare per il pubblico che le ha potute vedere. Buona la prova dell'esordiente su RMU Denis Foggia, pilota made in Cive come di Gian Antonio, i piloti assistiti dalla federazione. Alla fine quarto e autore del giro più veloce. Doppia classifica anche in questa gara con Moto3 e trofeo Honda NSF 250. In Moto3, quindi, dicevamo, vinto Marco Bezzecchi davanti Alessandro Del Bianco, terzo Fabio Di Gianantonio, quarto Denis Foggia, quinto Fabio Spinanelli, sesto Simone Mazzoli e giunge settimo invece Bruno Geraci. In Honda 250 NSF la vittoria va a Matteo Ghidini davanti a Luca Pasqualotto, terzo Andrea Zanotto. Per quanto riguarda invece il campionato, e ora Bezzecchi a punteggio pieno davanti di Gian Antonio e Del Bianco. Nel trofeo NSF Ghidini è primo su Pasqualotto e Zanotti. Bezzecchi, doppietta per lui, 50 punti, leader del campionato al termine del secondo. Ed esperienza trionfa nella categoria Super Sport. Infatti, dopo il terzo posto ottenuto in gara 1, è stato Massimo Roccoli a vincere questo secondo round di Misano. Il pilota di casa su MV Agusta ha preceduto la Kawasaki di Vitali e la Yamaha del Poleman Bosco Scuro, incappato in una caduta nella gara precedente. Partito bene, Massimo Roccoli ha condotto la gara per 6 giri e poi è stato superato da Luca Vitali, autore di una bella rimonta. Ma dopo una lunga bagarre durata 4 giri, Roccoli si riporta al comando e rimane fino al termine, guadagnando decimi preziosi, fino a chiudere con un secondo e 4 decimi da Vitali. Bravissimo anche Andrea Bosco Scuro, che ha conteso fino all'ultimo il secondo posto proprio a Vitali, che lo ha beffato all'ultima curva. E al quarto posto si piazza il campano Nicola Morrentino su Kawasaki, mentre chiude quinto il vincitore del primo round, Mercandelli. E rivediamo questo ordine di arrivo di gara 2 della seconda giornata del campionato italiano velocità autodromo di Misano. Vittoria, come dicevamo, Massimo Roccoli su MV Agusta con un secondo e 44 di vantaggio nei confronti di Luca Vitali su Kawasaki. Terzo Andrea Bosco Scuro su Yamaha, staccato di un secondo e 51 dal primo. Quarto Nicola Morrentino a 3 secondi e 53 in sella alla Kawasaki. Quinto Roberto Mercandelli a 4 secondi e mezzo in sella alla Yamaha. Sesto Marco Bussolotti, settimo Gennaro Sammartino, ottavo Stefano Cruciani, nono Luigi Brignoli, decimo Ilario Dionisi. Questi ultimi qua, vecchi protagonisti di questa categoria. E in campionato, dopo 2 giornate, Massimo Roccoli conduce davanti a Mercandelli e Vitali. Massimo Roccoli, leader del campionato, dopo 2 prove... E passiamo ora alla gara più attesa, quella della Superbike, che doveva essere un trionfo annunciato per il ritorno di Pirro a Misano, e trionfo è stato anche se con un giorno di ritardo. Infatti il secondo round del CIV a Misano è sembrato una passerella per Emanuele Pirro. Il pilota del team Ducati Barney Racing, dopo la sfortuna del primo giorno, ha imposto un ritmo insostenibile per tutti i suoi avversari, andando a vincere senza difficoltà con 13 secondi di vantaggio nei confronti di Alessio Corradi alla guida della BMW, che rileva la seconda posizione al dodicesimo giro, quando Perotti, a lungo secondo, incappa in un problema che lo fa arretrare di molte posizioni. E al terzo posto si piazza il campione in carica Ivan Goi su Ducati, che dopo una partenza non brillante guadagna diverse posizioni fino a salire sul terzo gradino del podio. Ancora una buona prova per Andreozzi, la sua Aprilia, che giunge quarta davanti al trio di Yamaha composto da Guarnoni, Barrier e Polita. Rivediamo quindi questo ordine di arrivo di gara 2 che, a differenza della gara 1, vede molti piloti in più al via, siamo intorno ai 25. La vittoria quindi va a Michele Pirro su Ducati con 13 secondi e 45 millesimi di vantaggio nei confronti di Alessio Corradi su BMW e terzo è Ivan Goi su Ducati. Per Ivan Goi un distacco di 16 secondi dal vincitore. Quarto Alessandro Andreozzi su Aprilia, quindi Jeremy Guarnoni su Yamaha, sesto Sylvain Barrier, anche lui su Yamaha, così come Alessandro Polita che giunge settimo. Ottavo Luca Pedisano, protagonista dello scorso anno, nono Denis Schiavoni e decimo Marco Munzio.
E tra i ritirati figura l'ex campione della Super Stock del 2004, Luca Conforti, e Gianluca Vizziello anche tra i ritirati, mentre Perotti giunge solamente 14esimo dopo il problema avuto a metà gara. Ed è in testa Andreozzi, davanti a Goi, 33 punti per Andreozzi, 32 per Goi, terzo Perotti con 27, quarto Pirro con 25. A questo punto si completa.